La riflessione che io faccio, che è brevissima, riguarda questo accostamento fra locale e universale, perché mi veniva da pensare in questi giorni, anche guardando adesso queste fotografie di Oliviero Toscani, così, così belle, così anche da un certo punto di vista impressionanti, che se noi guardiamo al grosso pubblico, quindi non al pubblico degli addetti ai lavori, in realtà l'arte viene vissuta sempre di più come un fatto identitario, secondo me, perché in un momento in cui si sta sfuggendo un po' tutto, perché le grosse decisioni vengono prese altrove, le comunità locali contano sempre meno e vengono sempre più escluse dai grandi processi decisionali, basta guardare anche in questi giorni le fabbriche che chiudono in Abruzzo perché qualcuno da lontano lo decide, qualcuno che non si vede mai neanche, no? E che appartiene magari a un mondo finanziario e industriale che non ha radici qui, mentre noi eravamo stati abituati invece a un passato in cui tutto si svolgeva praticamente in loco. Ecco, dicevo, questa, il nostro patrimonio artistico, questo che noi viviamo sempre, diciamo il nostro petrolio sul quale siamo seduti, ma poi in realtà non lo conosciamo, dicevo, viene a questo punto vissuto come un fatto identitario. Mi ha colpito adesso, come si parla dell'Expo del 2015 a Milano, il fatto che nel momento in cui Milano ha chiesto a diverse città d'Italia di poter fruire nel corso dell'anno appunto dell'Expo di alcuni oggettivi, capolavori o comunque opere molto significative che sono anche legate al tema dell'Expo, che come sapete è l'acqua e il cibo, c'è stato un rifiuto, una levata di studi fortissima, no? È stato... E vedere anche queste foto di Oliviero Toscani a Gerusalemme, a Pescara, una bellissima mostra che fu fatta in Piazza Salotto, che non so, credo bene viene replicata qui, insomma è anche Oliviero, che io conosco da tanti anni, che è una persona di un talento straordinario, spesso anche disordinato e incontenibile, e a qualcuno anche appare fastidioso, a me devo dire che è sempre passo invece molto molto stimolante, ed è il fatto che anche lui abbia scelto di dare volto a tutte queste identità, ma io l'ho trovato particolarmente significativo, e penso che se guardiamo a quello che si è prodotto per esempio in questa città negli ultimi anni e a che cosa resterà se ci trovassimo qui fra 10, 20, 30, 50 anni, beh, forse molte cose non ci sarebbero più, e probabilmente queste foto di Toscani ci saranno. Perché... A raccontarvi questo esempio del Louvre, il Louvre si sta moltiplicando, ci ha aperto ultimamente due sedi, una a sud della Francia, una a nord della Francia. A nord della Francia il nuovo Louvre aperto a... gli inizi, è stato inaugurato nel 2012, ma poi l'attività è iniziata effettivamente nel gennaio del 2013, in un territorio assolutamente inusuale per un museo. Lens è una regione del nord della Francia che ormai è in dismissione, era un'area a forte sviluppo minerario. Il governo francese, insieme con chi gestisce il patrimonio artistico del Louvre, decide di portare questo nuovo museo all'interno di questo territorio. E mi piace questa idea che questa sia una forma di risarcimento, no? Di quella dismissione, investendo su una nuova produzione, che è una produzione d'arte, una produzione di cultura. Il museo non è più un manufatto, un monumento che viene sistemato all'interno di questo territorio, ma si disperde, è una sorta di architettura liquida, è fatto di una decina di padiglioni, e questi padiglioni hanno addirittura 11 accessi, quindi la possibilità per tutti di poter entrare in contatto con questo nuovo museo del Louvre. E il Louvre che cosa consegna a questo nuovo museo? Consegna quel patrimonio di magazzini pieni, di un patrimonio artistico che di solito non ha possibilità di essere visto dal pubblico più vasto, e consegnando questo patrimonio gli dice anche che lo rinnoverà ogni 5 anni. E poi quest'idea anche di un nuovo modo di allestire il museo stesso,
Il museo, per esempio, è fatto con dei pannelli di vetro ed alluminio trasparente, c'è una sorta di diluizione dell'architettura dentro questo paesaggio, che è un paesaggio, diciamo, fatto anche di architetture dismesse, no? Post-industriali. E entrando dentro questo museo si ha la sensazione di stare dentro e di stare fuori nello stesso tempo. In questo museo, in un anno di tempo, ci sono stati 1 milione di visitatori. Il Louvre non è altro che una multinazionale dell'arte che ha tanti punti, e non solo in Europa, anche negli Emirati Arabi. È una multinazionale dell'arte che mira, che punta a far diventare l'arte non solo oggetto di fruibilità per lo spettatore, ma anche elemento di circuito importante per quella che è l'economia nazionale, europea, mondiale. L'artista però è anche e soprattutto un antropologo impegnato, e questo ce l'ha insegnato poi a un certo punto Kossuth, con un saggio molto importante uscito su Art Forum nel finire degli anni 60. Kossuth dice proprio questo, dice: l'artista è un antropologo impegnato, una persona che si impegna a modificare la realtà, un dolce e delicato giardino d'utopia, così l'aveva chiamato Michel Foucault. E questa stessa linea, in un certo qual modo, è seguita anche da Oliviero Toscani. Oliviero Toscani ci dà la traccia antropologica di questo suo discorso, di questo suo percorso, già con il titolo di questo lavoro, Razza umana, un'apertura, le jeu che lavora con l'autre, con l'alterità, con quello che è un essere sempre e solo singolare e plurale, direbbe Nancy, con un ritratto che è anche sempre solo un autoritratto, con la differenza e con l'alterità. Oliviero Toscani viaggia, decide di viaggiare e decide di lavorare su varie testimonianze. Le testimonianze non sono altro che questi ritratti, tutti questi ritratti, queste voci, questi nomi che si aggrappano alle pareti e che decidono di esistere attraverso l'opera. Ma è anche e soprattutto una critica alla realtà quella che fa Oliviero Toscani. Oliviero Toscani dice, e questo è un lavoro in progress, un lavoro che nasce in un determinato periodo e che naturalmente ha attraversato alcuni luoghi dell'Italia, e non solo l'Italia, proprio per lavorare con la differenza, per lavorare con l'altro e per lavorare soprattutto su un'accettazione dell'altro. Oliviero Toscani, con Razza umana, ci dice: noi lavoriamo all'interno non di recinti chiusi. Perché? Perché il nostro pianeta, noi siamo figli del pianeta. Di dove siamo? Siamo italiani? No, siamo di qualsiasi posto contemporaneamente, pur mantenendo una piccola cintura di sicurezza, che è l'identità del proprio luogo. Ma l'identità poi si slabbra e diventa altro. Noi la nostra identità la dobbiamo cercare in noi, dobbiamo essere coscienti della nostra identità, dice Toscani, attraverso appunto una serie di ritratti, una serie di sguardi che guardano continuamente lo spettatore. Se facciamo un giro verso l'esterno, questi totem meravigliosi, e tra l'altro è un lavoro interessante, fondamentale, perché? Perché non abbiamo una mostra che appunto sta nell'innen, nello spazio dell'architettura, ma è nello spazio esterno, l'aussen, è uno spazio dove noi dobbiamo inciampare obbligatamente sull'opera e dobbiamo riflettere. È questo che lui fa, ci invita a riflettere, ma anche quando viaggia, quando va in vari paesi, in vari anche paesini, in vari luoghi. Una cosa fondamentale per lui è creare rapporti di partecipazione con gli altri, è avere un rapporto stretto con l'altra persona e realizzare poi dei set. Sono tutti partecipi dell'evento, ciò che resta dell'evento poi appunto è uno scatto fotografico, è una scelta, è una traccia di un grande percorso luminoso che è proprio quello che lui fa, un viaggio nella realtà, un viaggio nella quotidianità.